Ciao ragazzi, anche oggi il vostro Ceruzzo vi terrà compagnia per 2 minuti. Quante volte abbiamo ascoltato da parte di un napoletano o un campano il termine dispregiativo tu sì che lota? Ebbene, questo termine a Napoli è molto usato. Se provate a cercare su Google e scrivere lota, molto probabilmente vi usciranno 2 cose. Vi uscirà sicuramente un oggetto asiatico meridionale, circa della Cina, insomma quelle robine lì, che è una specie di catino, un piccolo contenitore. Mentre invece se cercate su YouTube la parola lota, quasi sicuramente al 90% vi uscirà in particolare un calciatore di maglia azzurra che è passato a maglia bianconera, tipo. Ebbene, però andiamo a spiegare praticamente che cosa significa la parola lota. Ultimamente la parola lota, anzi la parola offensiva, lota, lutam, l'abbiamo ascoltata dai microfoni di Radio Kiss Kiss da parte di Walter De Marco verso Giuseppe Cruciani, un altro appunto suo collega milanese. Cruciani, devo dire che noi ci portiamo dietro sempre questi stereotipi pazzeschi. Avete rotto le palle. Beh, sembra che Napoli venga declinata in negativo. Cruciani, i napoletani ti dicono Sinalota. Perché pare abbia infangato in un certo senso la città di Napoli, come spesso succede. Li lava lì col fuoco. In the water, kill the boat. Con lota si indica la melma, il putridume. E poi da volte c'è tu si pur un bastardo, guai. La sporcizia che magari viene giù dalle fognature. E spesso e volentieri si usa per infangare o per offendere una persona di discutibile comportamento. Spesso una brutta persona e anche antipatica. Questa ne è una, secondo me, messa, una cosa lui. Se volete chiamare lota una persona, lo potete fare in questo modo. Tu sì, che lota! Se invece volete chiamare più di una persona o un gruppo lota, in plurale si dice lotamma oppure lutamma. Spero di esservi stato utile con questa piccola traduzione e il significato e vi aspetto le prossime volte per le prossime lezioni in napoletano che si terranno su questo canale. Mi raccomando di mettere un like alla mia pagina Facebook, la Ciro Buono Page, oppure alla mia pagina YouTube, Ciro Buono 1984. Ci vediamo la prossima volta, ciao! E se all'inizio, però, poi ci vorremmo, arrivederci!